non ce la facciamo più, siamo veramente allo stremo delle forze. Il nostro grido è proprio questo. Chiediamo aiuti immediati e ristori adeguati alle perdite che abbiamo subito ormai da più di un anno. In una città come San Giovanni Rotondo, caratterizzata da un'economia basata in gran parte sul turismo, in particolare del turismo religioso, la situazione dopo un anno non può che essere, dopo un anno di chiusura, di fatto è stato così, se togliamo la parentesi, breve parentesi dell'estate scorsa, chiaramente pone in grave difficoltà non soltanto il settore turistico, ma tutto ciò che è legato allo stesso. Questa situazione richiede interventi particolari per queste città, specifiche per queste città, che solo così potremmo, come dire, riavviare. Ecco perché stiamo qui insieme agli operatori locali, alle associazioni di categoria, all'amministrazione comunale, a chiedere interventi specifici e mirati per queste realtà, molto più di quello che fino adesso è stato fatto, altrimenti vivremo un altro periodo durissimo. E chiaramente capite bene che dopo un anno non aver svolto nessun tipo di lavoro, di attività economica per tantissime imprese costituisce, come dire, il preludio, l'anticamera del fallimento. Speriamo che questo non arrivi, io sono fiducioso che questo grido di allarme che parte oggi da queste città santuario giungerà nelle sedi opportune sapranno trovare anche le soluzioni e gli aiuti necessari che questa particolare categoria di città necessita. Cosa vogliamo fare con questa manifestazione? Innanzitutto il nostro slogan è noi dimenticati. Effettivamente per un certo periodo ci sono dimenticati delle nostre attività. Voi sapete bene che San Giovanni Rotondo è una realtà economica importantissima nel settore del turismo, sicuramente la seconda realtà dopo Casa Sollievo della Sofferenza. Noi contiamo circa 2.000 dipendenti, che poverini sono tutti in cassa integrazione. Ma la cosa grave, poi succede anche con la cassa integrazione che non viene pagata, non solo, ma dal 25 del mese scorso è scaduta la proroga della cassa integrazione, è stata riprogrammata e prorogata dal 1° aprile e noi siamo stati costretti a pagare gli stipendi oggi dal 25 fino al 1° aprile, stando chiusi e senza poter lavorare. Sì, per chiamare l'attenzione a livello pubblico nazionale per quello che non è il momento, ma è passato ormai un anno di assoluta mancanza di movimento turistico e abbiamo fatto forse poco per chiamare l'attenzione anche di chi ci amministra. Io mi sono permesso di raccomandare e ho fatto un invito, visto che non c'ero riuscito tanto a livello politico, ho fatto una raccomandata che ho ricevuto di ritorno al nostro Papa, Sua Santità Francesco.